Sì, grazie Presidente. Ringrazio innanzitutto i capigruppo per aver consentito la trattazione di questo atto, gli uffici del segretariato per alcune integrazioni che abbiamo visto insieme poco fa. Riassumo rapidamente la vicenda, che è una vicenda annosa che si trascina da diversi anni. Parliamo di un'area all'altezza in Largo Cardinal Clemente Micara in via Gregorio VII, ad oggi utilizzata come stallo per i bus turistici, che in futuro sarà un'area strategica come rimessaggio della futura tranvia TVA Termini Vaticana Aurelia. Quest'area però, anche se utilizzata di fatto da Roma Capitale ormai da tempo, non è di proprietà di Roma Capitale, anzi è in corso un contenzioso da diverso tempo con la fondazione che è proprietaria. In sede di commissione, qualche settimana fa, abbiamo insieme al Dipartimento Mobilità e Trasporti, che è sempre molto disponibile, devo dire, i tecnici hanno elaborato una soluzione secondo noi condivisibile, che è quella di avviare un percorso volto ad acquisire definitivamente l'area, eventualmente attraverso procedure di esproprio o di simile natura. Poi chiaramente noi come Aula diamo un indirizzo politico, poi l'aspetto tecnico spetterà agli uffici. So che anche in giunta sarà trattata domani una memoria molto molto simile. L'urgenza è dettata dal fatto che, qualora Roma Capitale non intervenisse, mi sembra il 10 maggio c'è una scadenza per restituire l'area, e sarebbe ovviamente un grosso problema. Quindi, colleghi, vi ringrazio veramente per aver acconsentito la trattazione, e ovviamente mi auguro un voto favorevole da parte di tutti. Grazie.